Allora, Michele De Meo, il porto turistico anche quest'anno si fregia di questo vessillo che è molto importante, soprattutto quest'anno, in un momento in cui la sicurezza e la qualità del servizio sono indispensabili. Cosa significa questa riconferma per il Marina del Gargano che è in una fase anche di rilancio di servizi e di attività? Beh, sicuramente è una questione di orgoglio per tutta la città. Siamo tra i cinque porti, gli approdi turistici della Puglia che hanno ricevuto questo riconoscimento che ci permette di essere comunque un punto di riferimento per gli ospiti che arriveranno in Puglia dal mare, quindi sicuramente noi diciamo che nella provincia di Foggia ci sono stati due riconoscimenti e Marina del Gargano, nonostante le sue difficoltà, anche quest'anno è riuscita ad affermarsi da questo punto di vista, perché comunque la nuova governance sta realizzando e sta applicando un nuovo piano industriale che possa rimettere il Marina al centro delle strategie territoriali allargate, quindi sia pugliesi che nazionale che internazionale. Quindi stiamo rivedendo il ruolo di questa bellissima infrastruttura che sia a servizio di un territorio molto più vasto e che possa essere un albergo che dia accoglienza a tutti coloro i quali arrivano in Puglia via mare. Ovviamente noi questa bandiera è uno stimolo affinché tutto possa essere fatto nel rispetto dell'ambiente, della sicurezza e della salvaguardia della specie marina. Quindi tutto il nostro personale è formato affinché tutto possa essere fatto nel rispetto di quelle che sono le procedure richieste dall'organizzazione che rilascia questo bellissimo e prestigioso titolo. E quello degli spazi sicuramente non è un problema per il Marina e per le attività che operano all'interno di esso. Il 18, lunedì 18, ormai ci siamo. Come riparte il Marina, sia per i diportisti che per il pubblico, gli utenti? Perché sappiamo che il Marina non è uno spazio riservato, ma è privato, ma è uno spazio pubblico, anche una bellissima passeggiata sospesa sul mare. Ci sono alcune attività che si sono già adeguate a quelle che erano le nuove restrizioni, quindi quello che è il nuovo modo di erogare servizi, quindi con il takeaway, con la consegna di domicilio, perché comunque alla fine stiamo parlando di strutture che lavorano per un periodo dell'anno diciamo piuttosto stagionale, quindi durante quel periodo di primavera, per noi aver perso la Pasqua e il 25 aprile, 1 maggio, che comunque era una grandissima boccata d'acqua d'aria per i nostri operatori, è un modo per riprendere e iniziare a lavorare. Ovviamente all'inizio non sarà una passeggiata, perché comunque non è che da lunedì saremo tutti pronti. Innanzitutto speriamo che i protocolli siano chiari una volta per sempre, perché nell'arco di questi ultimi giorni ne esce uno ogni 6 ore, quindi è opportuno oggi. Ed è anche in contrapposizione tra di loro. Assolutamente, diciamo che Emiliano adesso per fortuna, ha avuto la bontà di nominare una task force formata anche da operatori, che comunque non siano soltanto scienziati e operatori della sanità, che possano comunque definire il modo operandi della ristorazione, perché così facendo diciamo che noi lasciamo a casa almeno 2/3 delle strutture, quindi 2/3 delle attività ristorative diciamo, non potranno aprire, perché noi per fortuna abbiamo ampi spazi e quindi diciamo che avendo attività all'aria aperta possiamo garantire la sicurezza e quindi eventualmente evitiamo gli assembramenti. Però io mi metto anche nei panni delle piccole attività e piccoli ristoranti che oggi, avendo piccoli coperti, il punto di pareggio non so a quanti coperti dovranno raggiungerlo. Quindi spero che per una volta per tutte si possa
e sapere con cognizione di causa quali sono i giusti protocolli affinché non ci sia un punto di equilibrio, che non ci siano né per dire una piena libertà, ma nemmeno poi che uno debba andare in un ristorante e debba sentirsi mangiare all'interno di una mensa di un ospedale. Quindi, pure perché dobbiamo anche fare in modo, innanzitutto, di consentire la ripresa economica, perché comunque altrimenti ci sarà una ripresa sanitaria, ma non ci sarà una ripresa economica e quindi sociale. Secondo, c'è bisogno di una vigilanza non soltanto per gli operatori, perché se io per dire rispetto in pieno quelle che sono le regole e poi alla fine mi trovo nelle piazze e nelle vie assembramenti oppure il consumo di beni, cioè di alimenti e bevande, comunque Corrente sleale. sì, diciamo che comunque alla fine mette a me in condizione di non poter lavorare, che comunque sono un operatore economico che investo e contribuisco per la spesa pubblica. E poi alla fine, mediante queste attività, diciamo, scorrette da parte, diciamo, sia di venditori a dettaglio, quindi i piccoli negozietti alimentari che vendono comunque bevande e alimentari che poi permettono il consumo nelle piazze, quindi anche fuori da ogni regola. Quindi, Tornando secondo me. al porto, Michele, sappiamo che state lavorando ad un piano per l'estate, qualora ci fossero le condizioni, non ci sono ancora indicazioni sui protocolli e su ciò che va adottato, ma il mare e soprattutto la nautica sono stati definiti sin dall'inizio il posto più sicuro, il mezzo più sicuro per trascorrere una vacanza. Se in flash ci sintetizzi questo concetto e cosa si può fare attraverso al Marina, venendo al Marina. Sì, diciamo che per vivere al meglio il mare quest'anno servirà una barca. Quindi diciamo che se uno ha problemi di convivenza con questa pandemia, che comunque penso e spero che possa a breve scomparire tutto e quindi eventualmente ricambiare i protocolli, dobbiamo comunque puntare il vivere il mare mediante l'imbarcazione. Quindi noi che abbiamo comunque anche pontili ben attrezzati, quindi possiamo tranquillamente Scusami, Michele, a proposito di spazi e di turismo e di mare, abbiamo con noi Rossella Falcone, assessore al turismo di Vieste e operatrice turistica. Ciao Rossella e benvenuta. Prego, Ciao a tutti, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, Rossella. Michele. Quindi noi ci auguriamo che queste restrizioni siano a breve, perché comunque dal punto di vista degli eventi non abbiamo ancora bene in mente come vorrà muoversi il governo. Però abbiamo un piano di marketing molto interessante per rilanciare, riposizionare il Marina in un'orbita molto più ampia e di ampio respiro. E quindi pensiamo che se tutto questo possa passare, sia possibile di mettere su una serie di azioni che quindi vadano a riqualificare il Marina come luogo di intrattenimento e di incrocio e di incontro tra la città e un territorio vasto. Quindi noi dovevamo già avere la ruota panoramica, quindi che doveva comunque essere lì dal 29 marzo. Purtroppo, se non verrà liberalizzato il codice Ateco delle giostre, quindi diciamo che la ruota non potrà essere montata. Però a fronte, diciamo, di questa attività ludica, noi ci stiamo muovendo per un grandissimo open day che possa comunque coinvolgere l'intero territorio. E pensiamo comunque a breve anche di fare un'azione forte perché possa dare ad ogni banchina quello che è un giusto riconoscimento per uomini, ovviamente sia legati al territorio ma sia legati al mare. Quindi non voglio anticipare, però diciamo che ci sarà una serie di
di intitolazioni e quindi Perfetto. Noi speriamo che sia il prima possibile e che si possa fruire del territorio il prima possibile. Grazie ancora Michele per l'intervento e ci vediamo al Marina. ciao Michele. Grazie a voi, buon lavoro. Bocca al lupo, ciao. Ciao.